Ho scoperto il cadavere di mia suocera e sono anche sospettata del suo omicidio. A dire tali parole è Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, l'ex infermiera trovata senza vita nei garage del suo condominio di Rimini il 3 ottobre. La pensionata è stata colpita a morte con 29 coltellate mentre tornava a casa dopo la preghiera. Manuela ha partecipato alla trasmissione Quarto Grado. Durante l'intervista ha confessato di lottare molto nel cercare di andare avanti dopo quanto accaduto nella sua famiglia. Dalla tragica mattina del 4 ottobre, quando ha scoperto il cadavere martoriato della suocera nei garage del loro edificio, la sua vita è stata sconvolta. Fin da subito, infatti, è finita nella lista dei sospettati. Manuela si sente osservata da tutti, dagli altri parenti, dai vicini e dagli investigatori. Forse perché tra lei e Pierina le cose negli ultimi tempi non stavano andando bene. L'ex infermiera aveva scoperto che la nuora tradiva suo figlio Giuliano. Scoprire che Manuela era un'adultera aveva spezzato il legame tra le due donne. Pierina, fervente testimone di Geova proprio come Manuela, era delusa e affranta. Considerava il tradimento della nuora un peccato imperdonabile, a meno di un ravvedimento che però non si era verificato. Manuela, dopo le voci sulla sua doppia vita, ha lasciato il gruppo di preghiera. Ha dichiarato di aver agito così per evitare danni all'immagine della comunità religiosa, che purtroppo era finita nell'occhio del ciclone. Pierina, però, all'epoca, non era a conoscenza dell'identità dell'uomo coinvolto nella relazione extraconiugale di sua nuora. Se ne fosse venuta a conoscenza sarebbe stata ancora più scioccata. L'uomo coinvolto con Manuela era Luis da Silva, un senegalese che viveva sullo stesso pianerottolo di Pierina. Luis era sposato con Valeria Bartolucci, confidente sia di Manuela che di sua suocera. Nemmeno Valeria sapeva che l'amante di Manuela fosse proprio suo marito. Questa verità è emersa durante le indagini, che hanno inevitabilmente coinvolto Luis, sua moglie Manuela e il fratello di quest'ultima, Loris Bianchi. Loris è l'unico dei quattro a non vivere nel condominio di Via del Ciclamino, ma la sera del delitto era presente perché aveva cenato a casa della sorella. Inizialmente i quattro sospettati hanno mostrato un fronte unico, scegliendo persino lo stesso avvocato. Col passare del tempo, i rapporti tra Manuela e Valeria, che condividevano lo stesso uomo, si sono deteriorati notevolmente. Manuela ha già lasciato il condominio di Rimini e si è trasferita altrove con la figlia. La novità è che anche Luis e sua moglie stanno considerando di fare altrettanto, cioè di abbandonare quel palazzo maledetto, almeno finché le acque non si saranno calmate. Per quanto riguarda le indagini, non ci sono ancora sviluppi sugli esami scientifici degli oggetti sequestrati alle persone coinvolte. Una possibile svolta potrebbe derivare dall'analisi dei telefoni cellulari, che dovrebbe confermare o negare gli alibi dei quattro soggetti coinvolti. In particolare, si punta all'esame del telefono di Loris, il quale aveva trascorso la serata del 3 ottobre a cena da Manuela. Secondo la loro versione, Loris sarebbe rimasto a casa della sorella mentre Pierina veniva tragicamente assassinata pochi minuti dopo le 22. Questa circostanza è stata confermata dalla nipote sedicenne, la quale ha aggiunto un dettaglio cruciale. Ha dichiarato di essere andata in bagno con il telefono e di esserci rimasta per un certo periodo, collegandosi persino al wifi del vicino, dato che il bagno confina con il suo appartamento e la connessione risulta più stabile in quel punto. Gli inquirenti mirano a comprendere se proprio in quel lasso di tempo lo zio Loris abbia lasciato la casa, anche solo per pochi minuti, senza che la nipote se ne accorgesse. L'obiettivo è stabilire a che ora esattamente Loris abbia lasciato la casa della sorella per fare ritorno alla sua abitazione a Riccione. In questo contesto, l'esame del cellulare della giovane sarà cruciale per determinare l'orario in cui si è connessa alla rete Wi-Fi del vicino. Se l'orario coincidesse con quello dell'omicidio, i sospetti aumenterebbero. In caso contrario, Loris potrebbe essere escluso dalla lista dei sospettati. Siamo dunque di fronte a un bivio cruciale nelle indagini.